è la manifestazione dei ragazzi insieme organizzata da dei signori Linci. Vogliamo sapere un po' cosa ne pensava della manifestazione, se le è piaciuta. Noi che fanno che partecipiamo, ci piace, è bella proprio per i ragazzi che si uniscono tra di loro, si divertono. Cosa ne pensa della divisione in colori delle squadre anziché dare dei nomi ad ognuna di queste squadre? Anche perché così dice, tra i ragazzi. Per il fair play tra i ragazzi, per. Qui in questa splendida manifestazione organizzata dal signor Linci. Allora, cosa ne pensa di questa manifestazione, di questo progetto importante realizzato qui a Forimonta? Tutto quello che si fa per i giovani, per i bambini, sempre è ben accetto. Speriamo solo che crescano queste attività, i bambini, anche perché nella nostra città i nostri giovani sono stati sempre penalizzati calcisticamente. Speriamo di proseguire su questa strada e dare sempre più opportunità ai nostri ragazzi del sud. Quattro bambini che partecipano al torneo. Cinque bambini, scusami. Allora, che cosa ne pensi di questo torneo? Ti è piaciuto? Sì. In che squadra giochi? Azzurri. E in che ruolo giochi? Tu? Centrale dietro. Centrale dietro, squadra dei rossi. Sì. Ti è piaciuto questo torneo? Ti piace? Sì. Insomma? Non ti è piaciuto tanto? Sì, mi è piaciuto. Avete vinto? Sì, però lui è carramato quando gioca, è carramato. Lui è un carramato quando gioca? Allora è un forte difensore. No, perché forte... si vuole prendere per forza la palla, qualcuno ce l'ha. Vieni qua, lui. Vieni qua. La vuole prendere per forza. Tu in che ruolo giochi? Attaccante. Sei un attaccante. Quanti gol hai fatto? Sette gol. Sei capocannoniere? Ok. Vuoi due? E ti piace questo torneo? Okay. Cosa ne pensi? Un bel torneo? Sei tu? Alza un po' la voce. In che ruolo giochi? Giochi in avanti, attaccante? No, non è attaccante, è destro lui. Tutto. Tu giochi a destra? Destro, sinistro, avanti, difensore. E che cosa ne pensi di questo torneo? Beh, direi che mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Mamma che stava sì. No, stava... Vorresti qualcosa in più? E che cosa vorresti fare tu da grande? No, mi sta aiutando a... Io la prima cosa che ti faccio a lui. Il giornalista napoletano Walter De Maggio per una domanda per quanto riguarda questo progetto importante e ambizioso della Fondazione Mario Linci, ragazzi insieme al 2008. Cosa ne pensate? Io sono entusiasta che Ragazzi Insieme è un titolo che spiega bene quelli che sono i valori non solo dello sport ma dell'amicizia. Forse dovremmo imparare a stare un po' in più insieme, invece spesso e volentieri ci sono sempre dei conflitti, siamo distanti, siamo lontani. E poi nel momento in cui invece un evento drammatico che spiega anche un po' il senso della vita coinvolge qualche amico, dopo allora a quel punto ci si sta insieme ed è bellissimo però in questa occasione vederli tutti insieme e non giocare contro ma giocare insieme anche tra chi non si conosce. È un valore molto importante, io credo che sia
veramente una bella cosa e mi auguro che cresca di anno in anno, perché è un messaggio bellissimo per i ragazzi. Anche da qui la scelta di dividere le squadre secondo i colori, non secondo dei nomi? Assolutamente sì, perché non c'è bisogno che ci siano dei nomi di squadre o piuttosto delle squadre già organizzate, no, vengono presi i calciatori dalle varie squadre e vengono inseriti in squadre dove neanche si conoscono, è lì che nasce il progetto Ragazzi Insieme. Io lo ribadisco, spero che cresca perché è un messaggio proprio importante per i giovani. Si può dare una dritta di calcio al mercato? Ecco, questo è un po' meno, sui ragazzi insieme, sul calcio al mercato, no, scherzo, credo che Napoli abbia fatto il 70% della sua campagna acquisti con Rinaldo, con Maggio e con Dennis. Prenderà un vice Lavezzi, prenderà un'altra punta, una seconda punta che potrebbe essere per esempio Diamanti piuttosto che Esposito. E poi ha bisogno di un terzino sinistro, ma oramai ne ha bisogno di... Ponticelli, vuole fare qualche domanda su questo progetto Ragazzi Insieme 2008, cosa ne pensa? È un bellissimo progetto, molto ambizioso, perché è un progetto di valenza non solo sportiva ma anche sociale, e questo è quello che più ci interessa, perché si tratta di coinvolgere tantissimi ragazzi, soprattutto ragazzi a rischio. Saluto inoltre il segretario regionale Campania, Pastore, grazie.